Vedrete i capelli sbucare all'improvviso. Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo A Scappa, dove ho selezionato le domande che non mi ha mai fatto nessuno e anzi sono anche un po' più pungenti, interessanti rispetto a quelle degli altri video, quindi inizio subito perché altrimenti mi dilungo troppo, anche perché sono parecchie domande, sono tipo una quindicina e inizio subito dalla prima. One moment che devo scorrere tutte le foto, mi sposto di qua così vedete la domanda, il commento, perché appunto ho fatto la richiesta su Instagram delle vostre domande. Allora, LauraPad97, ciao Cri, una domanda strana potrebbe essere: riesci a starnutire ad occhi aperti? Ho provato una volta, ma è stato molto difficile. Rimasi ad occhi tipo mezzi socchiusi, però ho letto che quando si starnutisce, quando starnutiamo, ogni volta uccidiamo dei neuroni, quindi secondo me gli haters devono starnutire parecchio. Arriviamo subito ad una domanda che censurerò ovviamente col beep, perché non si sa mai. Pinca pallina peach mi chiede: che rapporto hai con il sesso? Sei una ragazza che ne potrebbe fare a meno oppure no? Questa domanda ha ricevuto anche ben 2 like. E allora, quando ero single sinceramente non ne sentivo veramente la necessità. Qua qualcuno dirà: oh mio Dio, non è vero perché tu sei una facile. No, sinceramente nemmeno ci pensavo in realtà. Però ovviamente quando mi sono fidanzata è cambiata tutta la cosa. Ecco, Sara.Basciu, la tua prima volta, mi saluti, mi chiamo Sara. Ciao Sara. Allora, la mia prima volta in realtà, oddio, non mi fece male, tant'è che io mi ricordo proprio bene, gli chiesi: ma lei, ci sei? Che palle, quando è che finisce? Cioè, mamma, cioè, vi giuro, una palla assurda. Io mi domandai, ve lo giuro su chi vi pare, mi chiedevo: ammazza, è questo quello per cui tutto il mondo è disperato? Mamma mia, siamo proprio a livelli di disperazione assurda. Gemignani Veronica, credi che da qualche parte, seppur nascosta, esista qualche forma di magia e i fantasmi? Inoltre, hai mai provato a fare la tavola Ouija? Se no, vorresti provarla? E soprattutto, ci credi a ciò che volendo si vede nei video? Quando altre persone la fanno? Andiamo avanti. Io sì, tantissimo, però non saprei con chi provare a farla, perché è una cosa che va presa sul serio e non voglio assolutamente bla 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 bla. Ciao Veronica, grazie per la domanda. Allora, io credo nelle cose paranormali, tant'è che me ne è successa una, ho avuto esperienze paranormali, l'ho già detto in un video con Anthony, però era talmente un video scherzoso, cioè lui scherzava talmente tanto che non si è capita bene la storia, è una cosa molto... riguarda il diavolo, veramente. Se volete che io rifaccia il video in modo molto più serio e in modo molto più interessante, tra l'altro, scrivetemelo qua sotto, così lo farò di nuovo. Comunque sì, ci credo a queste cose e no, non farò mai la tavola Ouija, però mi piace vedere i video di Gianmarco Zagato. Sempre Pinca Pallina Peach mi chiede: che caldo, queste luci fanno un caldo assurdo. Come pensi la prenderebbe tuo padre nel momento in cui decidessi di lasciare casa per andare a convivere? E anche da lontano, continueresti ad aiutare tuo padre con mutuo, bollette, oppure inizieresti a pensare a te e solo alle tue spese? Assolutamente lo aiuterei, così come sto facendo tuttora. La gente pensa che io sia ricca, ma non sono ricca, e quel poco che prendo da YouTube, eccetera eccetera, lo do mio padre per mutuo, bollette, spesa, cane, eccetera eccetera. Ah, pure le tasse, ovviamente. E no, mio padre, mia madre e mia sorella sono felicissimi che io vado a convivere. Ancora, come vedete, non ho effettuato al 100% l'atto, insomma, di trasloco, diciamo così, però ho già due cassetti occupati, ecco, diciamo così. Alborghetti.Sara, ciao Sara, mi chiede: cosa ne pensi di YouTube Italia? Preferisci YouTube Italia o YouTube America? Assolutamente YouTube America, perché c'è molta più solidarietà, molta più comprensione rispetto anche, per esempio, ai product placement o alle pubblicità. Io vedo tantissimi video di ragazze americane e ragazzi americani, che ne so, io mi ricordo che qualcuno, ma non ricordo chi, fece la comparazione fra una sponsorizzazione italiana e un'americana. Sotto al video di quella italiana, non mi ricordo cosa sponsorizzasse e chi fosse, tutti i commenti: sono una marchettara, ti interessano solo i soldi, bla 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 bla. Sotto invece a quello americano, tutti commenti, insomma, di comprensione, ecco. Cioè, ormai si sa che noi
sponsorizziamo quando ci capita qualcosa. Mi dispiace che molta gente, praticamente tutti, appena esempio, io sponsorizzo, che ne so, sto telefono, no, non va bene perché tu hai sponsorizzato un telefono, tutta sta trafila. Quando invece in realtà è un'entrata in più. È come se, è come qualsiasi altro lavoro, non dico YouTube, però è una cosa in più che facciamo, capito? Cioè, non so se mi sono spiegata, comunque. Oh, qua mi diverto tantissimo perché Marghe1809 mi chiede: cosa ne pensi della vicenda dell'armadio del GF? Sarò molto sincera, così come lo sono stata nel video di Issima91 che io amo la follia. Ciao Gri, e vi lascio il suo video riguardo la vicenda del grande fratello dell'armadio qua sotto, perché lui sa argomentare sicuramente meglio di me e fa molto più ridere di me. Tra l'altro io ho commentato sotto al suo video e lì ci sono stati scambi di commenti con una hater, quindi se vi interessa andate a vedere. Praticamente il mio pensiero è questo: hanno rimontato la scena, mi dispiace, così come ho scritto nel commento. Avrebbero potuto tranquillamente, Ilari compresa, il programma eccetera, far chiedere scusa a Cecilia e Ignazio piuttosto che inventarsi sta scenetta. Perché ho visto entrambi i video di Issima della settimana scorsa e di questo lunedì che è passato, appunto. Nella prima scena dell'armadio che mostrò Issima, lei, a parte che c'era un movimento di bacino, come dice lui, proprio senza dubbio inerente a quello che stavano facendo, sicuro. E Cecilia aveva una maglietta a righe. Mentre nel video che hanno fatto vedere lunedì, dove fanno vedere insomma che loro si alzano e sono vestiti, molti dicono che i pantaloni di Ignazio erano anche diversi, ma non mi pare fossero diversi. Però lei aveva una maglietta semplicissima, nera se non sbaglio, e dei pantaloni lunghi invece color carne, ecco. No. Hanno rigirato la scena sicuro, cioè, ma sono proprio sicura al 100%. E non capisco come fin dall'inizio anche Signorini si sia messo ad elogiare la storia d'amore tra Cecilia e Ignazio, quando povero Francesco si è stato lasciato, no, povero perché è stato lasciato proprio davanti tutta Italia, e poi dopo la puntata lei si va a baciare con quello e qualche giorno dopo fa proprio roba con quello. Quanto vorrei commentare una puntata del GF insieme a Cri. Emily Lapi, secondo te da 1 a 10 quanto ti dai sia in carattere che in bellezza? Allora, in bellezza a voglia te non mi piaccio per niente, dovrei dimagrire, dovrei rifarmi il naso, dovrei tatuarmi le sopracciglia, dovrei fare mille modifiche, i denti ovviamente sono in fase proprio di costruzione vera e propria, infatti ancora sono in questo stato, quindi di bellezza veramente 4? Sì, da struccata tipo 0. Di carattere invece 10, non lo cambierei per niente al mondo, nonostante i mille difetti, quindi non sto dicendo che sono perfetta, però mi piace moltissimo il mio carattere. Andiamo avanti. Giulia mi chiede: qual è la figura di cacca più divertente barra imbarazzante che hai mai fatto? Allora, ne ho fatta una proprio a settembre. Sì, settembre scorso. A Forum. Non l'ho mai detta? No, non l'ho mai detta a nessuno. Cioè, a voi non l'ho mai detta. Allora, dalla mia visuale, voi calcolate che io ero in studio, sono stata a Forum, non so se lo sapete. Allora, io ero seduta sui divanetti prima che iniziasse la puntata. Alla mia sinistra c'era il bancone del giudice, proprio quello di legno massiccio, quello grosso. E di là, alla mia destra, c'era la postazione della Palombelli, quindi la sua scrivania bianca con la sua sedia, ok? Tra me e il bancone, il mega bancone, c'era una di quelle videocamere, telecamere proprio gigantesche, ed io ero convinta che la Palombelli si trovasse al di là, seduta al posto del giudice, no? Perché stavano spiegando con la voce proprio in diffusione in tutto lo studio: Cristina, adesso succederà questo, non ti preoccupare, stai calma, anche gli altri ospiti, insomma. Però la Palombelli in quel momento stava parlando a me, e io, dato che la voce era in diffusione, guardavo verso il bancone, ma al di là, cioè, c'è una telecamera davanti, però ero convinta che lei fosse al di là, quindi facevo ok, sì. Ah, la Palombelli era di là, che mi stava guardando e mi stava parlando, quindi io ho fatto la figura di cacca imbarazzantissima, che io, tipo, cioè, non mette filo, io guardo di là mentre tu stai di qua, una cosa assurda, veramente. X Servnax mi chiede: hai visto Stranger Things? Se no, quale serie TV hai visto? Un bacione. Allora, sulle serie TV
potrei fare un video a parte, ma ne ho viste tantissime. Stranger Things ho visto insieme a Massi la prima stagione, mi fa cagare. Mi dispiace, io boh, non lo so. Mi fa veramente schifo, che è l'ambientazione figa, i personaggi perfetti. Se non avete visto Stranger Things, piccolo spoiler, l'idea del mostro è veramente del medioevo, cioè è una cosa banale, ma banale che non avete idea. Rebecca Lidia, bella, la tua giornata tipo in cosa consiste? Mi saluti, ciao Rebecca. La mia giornata tipo, allora, la mattina, dunque, io solitamente, ultimamente dormo da Massi, non tutte le sere, però quando dormo da Massi mio padre verso le 9 mi viene a prendere. Faccio colazione al bar, torno a casa, mi dedico ai video, sistemo, pulisco casa, faccio le mie cose. Se devo uscire con qualcuno, una mia amica, eccetera, eccetera, faccio le mie varie commissioni, vedo le mie amiche, cose così. Pranzo, rispondo alle email. Se il pomeriggio ho da fare vari impegni, mi dedico a quel preciso impegno. Altrimenti, se sto a casa e sono libera, o esco con altre mie amiche, oppure faccio video. Quindi, allora, quando non ho da fare, mi dedico al lavoro, alle email e ai video. Quando ho da fare, c'ho da fare. La mia giornata tipo è molto semplice. La sera, quando Massi stacca da lavoro, vedo lui. Di solito ceno con lui. Se non ceno con lui, lo vedo dopo cena e appunto dormiamo insieme. Quindi questo è quanto. Franci 25 02 05. Hai mai dormito con il tuo ragazzo? Praticamente ci quasi convivo insieme, ci dormo quasi tutte le notti, quindi direi proprio di sì. Simona Meduri o Meduri, non lo so. Quando eri ragazza e soffrivi di bullismo, per chi non avesse visto il video dove racconto tutto, ma tutto, dall'elementare fino ai giorni nostri, diciamo così, quello che mi è capitato riguardo al bullismo, racconto tutto, 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 vi lascio il video qua, un video di 26 minuti. Molto difficile è stato da registrare, insomma. Quando gli insulti erano gravi ed eri arrabbiata con tutti, più che arrabbiata ero molto abbattuta. Hai mai pensato che tutto quello che ti succedeva era per colpa dei tuoi genitori? Un saluto Simona, ciao Simona. No, perché non c'erano, quindi anche se ci fossero stati non potevo controllare quello che mi dicevano a scuola, quello che mi facevano a scuola, quindi no, pensavo che fosse colpa mia. Alice Margherini, credi di aver trovato l'amore? Sì. E come hai fatto a capire che è quello giusto? Credi nell'anima gemella? Sì. Mi saluti, ti stimo molto, sono Alice. Ciao Alice, grazie. Allora, io credo che tu, una persona trovi la persona giusta quando smette di farsi domande. Perché non mi chiama, perché non mi risponde, oddio non mi fila, ma sarà così, ma sarà colà. Quando viene tutto naturale, non ti fai nessuna domanda, è quello giusto. HJYY, non so come dirlo. 5 cose da fare assolutamente almeno una volta nella tua vita. Allora, un giro in mongolfiera, questo lo voglio fare assolutamente. Paracadutismo, prendere un aereo per New York o per comunque una meta lontanissima. Poi in generale nella vita, lo dico agli altri, innamorarsi assolutamente. E almeno io vorrei fare immersione subacquea per vedere uno squalo dal vivo da vicino. Lo so, sono pazza, però mi piacerebbe moltissimo. Merti Stossi, sei mai stata frenzonata? E tantissime volte, ho già fatto un video che vi metto qua. Ma se volete altri aneddoti, altri racconti su come io fui stata? No, non è vero, non si dice. Fui frenzonata, non lo so, mettete un like, scrivetelo nei commenti. Andrea Carani, cosa avete in comune te e il tuo ragazzo? Quasi tutto. Dico quasi perché alcune cose sono diverse. Però mi piace questa cosa perché le cose che mi piacciono a me se le cucca lui e le cose che piacciono a lui me le cucco io. Quindi formiamo tipo, cioè un arricchimento comunque generale. E niente, le domande, oddio, sono finite? Ma come? Le domande sono finite, spero che questo video non sia venuto troppo lungo. Fatemi altre domande, però non qua sotto, ma in una prossima foto, dove appunto gli darò le domande per la scappa, sul mio profilo Instagram, che vi metto esattamente qui. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!